Stefano Casagrande, 20 punti, 6 su 9 al tiro, dall'arco hai fatto canestro ovunque, per te aver spostato la linea non è servito a niente, fai sempre canestro. Era solo una partita, speriamo che vada avanti così. Comunque il break c'è stato nel terzo quarto dove avete adottato una difesa molto aggressiva, insomma alla fine ci avete messo tanto cuore e il punteggio finale ha dimostrato il valore di questo gruppo giovane. Sì, sì, infatti abbiamo difeso di più, abbiamo recuperato dei gran palloni e abbiamo spinto molti più in contropiede rispetto ai primi due tempi. Prossima partita contro la Virtus Imola, un derby, fai un invito al pubblico a venire a tifare per voi. Spero che il palazzo sia pieno. Basta. Coach Curti, tralasciando forse il primo quarto iniziale, un grande terzo quarto, 32 punti segnati in 10 minuti, una gran difesa di squadra, non è un modo di dire, proprio tutti e cinque i giocatori in campo erano perfettamente in sintonia. Avevamo bisogno di un riscatto. I ragazzi hanno dato una buona risposta. Abbiamo passato una settimana veramente brutta come allenamenti, come tutto, perché eravamo insomma un po' così. Però stasera hanno fatto una grandissima partita, hanno messo tantissima voglia, hanno giocato per la squadra, hanno giocato per Simone che si è fatto male, e hanno giocato per il pubblico e hanno giocato per loro fondamentalmente e anche un po' per me. Appunto le condizioni fisiche della squadra con Biguzzi fuori, Belcari appena rientrato che ha saltato tutta la parte di preparazione, Corazza che si è infortunato, ci saranno dei problemi in settimana per gli allenamenti? Quest'anno mi ripeto, ma anche quest'anno va così. E poi abbiamo anche Natali che ha un problemino al ginocchio che comunque lui sta tenendo duro. Però abbiamo Tony Muscò che ci dà una mano in allenamento, ci ha dato anche una mano in una partita a Montegranaro, perché chiaramente veniamo da un periodo di infortuni e se ne è aggiunto un altro questa sera, speriamo, ma dubito che non sia niente di grave. E poi viviamo la giornata con questi ragazzi che c'è da aspettarsi che facciano buone partite come questa sera, che facciano pessime figure come è stato domenica scorsa Mirando. E speriamo di trovare quella continuità che non sarà immediata ma in un prossimo futuro ci possa essere, insomma. Questa sera 20 punti per Casagrande, una gran partita di Fimiani, un'ottima partita di Giordani, Farnè che è da categoria, il ritorno di Pieri, questi cinque ragazzi qualche anno fa hanno vinto il titolo regionale. Qui a Castello forse non se ne parla come in altre società, ma il progetto c'è veramente, perché dei ragazzi cresciuti nel vivaio poi riescono a tenere il campo in un campionato nazionale. Il merito sta a monte quando ci sono stati degli allenatori a livello giovanile che hanno tirato su questo gruppo. Il mio merito è stato quello all'inizio del ciclo, 4 anni fa, 4 stagioni fa, che sono stato il primo a dire che dovevano fare così e ci siamo arrivati. Penso che questo è l'anno del fine, della chiusura del cerchio. Li abbiamo già inseriti tutti, quelli del gruppo. Quest'anno abbiamo in squadra tre senior, sono tutti under gli altri. Questo è il nostro progetto, questo è quello in cui abbiamo cercato di credere, ci stiamo provando. E la nostra fortuna, la mia fortuna, la fortuna comunque di questa società è che il periodo per quanto riguarda a livello economico ci ha dato una mano, nel senso che ci ha obbligato a fare determinate scelte, quindi a spingere molto su questa situazione. Ci vuole un po' di tempo perché magari si riesca a quantificare l'investimento che abbiamo fatto, però se una tanto, non dico tutti i sabati perché i giovani non hanno continuità, però se una tanto continuano, mettono in campo quello che hanno messo in campo questa sera, il pubblico deve solo applaudirli e capire comunque che noi non abbiamo nomi altisonanti, però abbiamo fatto un qualche cosa che da poche parti sono riusciti a fare.
partendo proprio da domenica in un derby che ritorna con la Virtus Imola, che è tornata in C dilettanti e ha già costruito una squadra che punta alla vetta. Un derby con un tuo amico Carletto Marchi. Che era anche vedere la partita. Squadra all'antipodo, cioè siamo proprio completamente uno diverso dall'altro, cioè noi abbiamo 20 anni, loro ne hanno 35 di media, però è una squadra quella con gente che sa veramente giocare a pallacanestro, che secondo me il suo unico problema, quello di Carlo, sarà mantenerli coesi, e lui è bravissimo in questo, coesi e integri fisicamente, perché quando arriveranno a giocarsi le partite che contano nei playoff, questa è una squadra che secondo me farà del male, molto male. Però noi domenica andiamo a Imola per sbucciarci le ginocchia, e noi l'abbiamo la forza di poterci sbucciare le ginocchia, e loro bisogna che ci vengano dietro.